Lo faccio per vincere. Dario Stefano lancia il guanto di sfida e si candida alle primarie del centro-sinistra per le regionali. Bari Bianca, successo per gli organizzatori, disagi per tutti gli altri. Allenamento mattutino per la FC Bari, oggi conferenza del mister. Cui News. Mi candido per vincere. Dario Stefano non usa mezzi termini e lancia il guanto di sfida per le prossime regionali. Vediamo il servizio. C'è chi dice che in realtà lei ha già vinto e che si candida per andare a fare il vicepresidente e che quindi sarebbe tutto scritto. Quindi queste sono primarie, diciamo, addomesticate, oppure vedremo qualcosa di sanguinario come è successo per le comunali di Bari? Bah, la mia esperienza, la mia storia, io sono per la pace da sempre, non faccio battaglie di sangue. Chi afferma queste cose si assumerà la responsabilità e spero che durante le primarie disattenderà queste dichiarazioni. Io mi candido per vincerle, lo dico chiaro, non ho intendimenti diversi. Con una avvertenza all'uso, diciamo. Già due volte sono state fatte le primarie in Puglia con l'idea che qualcuno doveva solo, diciamo, partecipare. Poi i pugliesi sono dimostrati molto più avanti e hanno dato, diciamo, un'idea diversa. Tutta l'intervista su bari.ilquotidianoitaliano.it. 6.000 persone vestite di bianco hanno invaso ieri sera Piazza Diaz. Un successo per la Bari Bianca a cena insieme. Per tutti gli altri diversi disagi, code anche di un'ora per uscire dal traffico. Ma vediamo qualche immagine della serata. Sotto l'effetto di stupefacenti e investe tre donne. È successo ieri sera a Rutigliano. Al ragazzo di 21 anni è stata sequestrata la patente. Le tre malcapitate ne avranno per 10 giorni. Durante un controllo in un'abitazione, i carabinieri di Capurso hanno rinvenuto migliaia di DVD originali, imballati e con il bollino SIAE. Film pronti per essere smerciati. Un pensionato e un operaio sono stati denunciati per ricettazione. Tra le copie ritrovate, oltre 900 di Twilight. Forse non avevano capito bene la trama. FC Bari continua il ritiro. Allenamento mattutino per i ragazzi allenati da Mister Mangia. Colpo duro per Capitan Defendi. Preoccupazione iniziale, ma nulla di preoccupante. Vediamo che cosa è successo stamattina. Non è nulla di preoccupante per Marino, un semplice colpo forte, però abbiamo preferito farlo uscire, è chiaro, l'abbiamo visto con le mani sul volto, la botta improvvisa, guarda, nulla di preoccupante, quindi possiamo dirlo tranquillamente ai nostri telespettatori di bari.ilquotidianoitaliano.it. Dunque, rientrata per ora la situazione di Marino Defendi, qui vicino a Longarone c'è un torrente, la temperatura dell'acqua è tra i 5 e gli 8 gradi, questo si chiama crioterapia, serve praticamente ad aumentare la soglia del dolore dei giocatori. I giocatori vanno in acqua, diciamo l'acqua fino alle gambe, fino alla fine delle gambe, quasi al busto, ci restano per 10 minuti circa, in modo tale che la vasocostrizione renda più duri i muscoli del corpo, poi escono e rientrano in acqua. Ancora voci dal ritiro, oggi conferenza stampa del mister, sentiamo. Il lavoro è positivo, stiamo lavorando, vedo tanta voglia oltre che applicazione da parte dei ragazzi. Mi sembra che ci sia l'atteggiamento giusto. Chiaro che siamo ai primi giorni, quindi
si ha voglia tutti di dimostrare, poi dopo bisognerà che questo tipo di atteggiamento prosegua per tutto l'anno. Tutto il ritiro della FC Bari su bari.ilquotidianoitaliano.it. Continuate a mandarci foto e video a bari@ilquotidianoitaliano.it. Ogni settimana per voi in palio un buono da 50 euro valido presso la libreria La Terza. Per questa settimana abbiamo finito, le notizie continuano su bari.ilquotidianoitaliano.it. News.